La politica, com'è la poeta? La nostalgia della violenza, la violenza della Sì, nostalgia. allora, eccoci qua con Patrizia Di Stagnesi. Allora, chiaramente diciamo, è un'amica del Cinecircolo, quindi molti di voi la conoscono bene, ma io prenderei proprio lo spunto dal libro perché nella copertina, nella quarta di copertina, ci sono le presentazioni naturalmente degli autori. Quindi Patrizia Di Stagnesi, critica e storica del cinema. Oltre che scrittrice, sceneggiatrice e regista, ha collaborato con le più importanti istituzioni nazionali e internazionali, quali la Mostra Internazionale dell'Arte Cinematografica di Venezia, la Mostra Internazionale del Nuovo Cinema di Pesaro, più volte evocata, il MoMA di New York, il Centre Pompidou di Parigi. Per la RAI è stata inviato speciale per la rubrica televisiva da RAI e poi direttrice e curatrice del format Movie Movie. Fra i suoi numerosissimi saggi, i favolosi anni 30, poi Comedy Italian Style, il cinema di Marco Bellocchio e la psicanalisi. Come sceneggiatrice ha scritto per registi come Giuseppe Ferrara, Luigi Comencini, Edith Bruck, ci aggiungerei pure però anche per Claudia Salizzato, Sì, che avete ok, fatto due film più di un per film insieme, Claudia devo dire. Salizzato. Nel 2008 ha pubblicato il suo primo romanzo con Silvana Mazzucchi, L'amore crudele. Nel 2011 svolge attività di docente di sceneggiatura presso la Scuola d'Arte Cinematografica Giovanni Rolte di Roma. Recupero anche la presentazione di Claudia Salizzato, che nella foga della registrazione non ho fatto. Claudia Salizzato è regista, saggista, sceneggiatore, ha collaborato con Lucio Gaudino, Pugliavati e Sergio Leone. Come autore, regista e coautore, ha firmato i documentari Alessandro Blasetti, poi Sentieri Selvaggi, poi Scene Segrete di Sergio Leone, autore di numerosi saggi, ha esordito nel 2001 alla regia con I giorni dell'amore e dell'odio. Il suo lavoro più recente, che poi non è vero, adesso lo diciamo, è I fiori del mare del 2015, con Falso Piano, la stessa casa editrice che pubblica questo libro. Ha pubblicato Da trovare le Iene e il romanzo Ultima notte a Venezia e anche Sergio Leone. Però noi abbiamo presentato insieme, c'eri anche tu, anche Sergio, cos'era? No, Sergio e Leone, Dialogo Glorioso, una cosa del genere, molto bello, quello che abbiamo presentato qui in questa sala recentemente. E l'ultimo film non è quello che abbiamo citato, ma ce n'è uno scritto insieme a Patrizia Di Stagnesi che esce forse tra una settimana. Non lo sappiamo, spero probabilmente. Tra Dipende dal l'altro c'è una produttore. sorpresa, e poi lo faremo in questa sala, ma insomma, non subito, a ottobre, novembre, troveremo lo spazio, eccetera. Allora, il libricino è questo qua: il libricino che sembra un libricino, ma è di una densità spaventosa, perché appunto scritto a quattro mani, ma 2 più 2, come dicevamo prima nella registrazione, perché c'è una prima parte firmata Claudia Salizzato, una seconda parte firmata Patrizia Di Stagnesi. E tu, nella tua parte, cominci subito ad attaccare con questo appunto, con questa famosa edizione del Festival di Pesaro, un nuovo cinema, dove si è appunto concentrato su questo decennio particolare, cruciale per la nuova Hollywood, cioè che è una rottura totale con tutto quello che era stato fatto precedentemente, fino a un certo punto, poi vedremo, perché poi, come sempre, le cose si cambiano, ma senza dimenticare da dove si viene, no? Quindi 1969-1979, 10 anni che sconvolsero il cinema hollywoodiano. Quindi proprio tu scrivi una nuova estetica che aveva metabolizzato originariamente il neorealismo trascendente di Rossellini, le sgrammaticature definitive di Godard, il montaggio dialogico di Resnais, contaminandoli genialmente con la lezione narrativa dei grandi autori del passato da Ford a Hitchcock. E qui viene un'altra lettura rispetto a quella di Claude. Cioè, attenzione, perché Hollywood si accorge a un certo momento di avere una crisi, e cosa fa? Fa tesoro del cinema, del grande cinema, soprattutto europeo, senza dimenticare però le lezioni del passato di quello che aveva fatto
grande Hollywood e che continuava a diventare grande, così, no? Sì, no, è come dire, non so, qualcuno dirà purtroppo, comunque è la chiave di un'industria sana, cioè un'industria che sa costantemente rigenerarsi, certo non per motivi etici, ma per motivi di profitto sicuramente, ma poi insomma anche questo è un po' più complicato perché comunque chi, le personalità che si sono succedute all'interno anche dello stesso Studio System sono comunque segnate da questa passione per la vita che è il cinema e quindi fare soldi ma fare arte. Uno di loro dice a un certo punto, questo ho detto fare soldi, fare arte, perché uno di loro che è molto citato anche dai miei colleghi dice a un certo punto bisogna fare così, bisogna prendere Robert Towne che è un grande sceneggiatore classico. Oltre che insomma, comunque molto aggiornato dal punto di vista cinematografico complessivo, mondiale. Bisogna prendere un grande regista europeo, prendi Polanski, e poi bisogna prendere un attore che porta la gente al cinema, che è Jack Nicholson, e esce fuori Chinatown, che è uno dei film più cattivi, più, come dire, definitivi. E nei confronti della critica dell'American way of life complessivo, cioè appunto patria, famiglia, eccetera, eccetera, e viene fuori questo film, appunto, e questa è quello che in fondo i produttori imparano per poter continuare, come dire, a fare cinema, in qualche modo alimentare questa grande industria dello show business che comunque contemporaneamente subisce anche delle modifiche strutturali fondamentali, ma questo è un altro discorso a cui io accenno anche in questa parte. Il problema è che contemporaneamente la consapevolezza di questa Hollywood che non muore mai è anche dentro gli autori della nuova Hollywood, i più arrabbiati. Abbiamo citato Arthur Penn e il suo Bonnie and Clyde, il titolo originale, del 1967. Ecco, rivedere quel film, che è uno dei film più, anche quello più duri, più, come dire, nichilisti, se volete, fra virgolette, della nuova Hollywood, fa capire come abbia lui incamerato perfettamente la lezione estetica, proprio i nuovi linguaggi che provenivano dall'Europa, dal cinema europeo, e contemporaneamente però li abbia in qualche modo metabolizzati all'interno di un genere che era stato un genere principe soprattutto negli anni 30 e 40, poi aveva avuto un po' di una sorta di, come dire, di agonia, per poi rinascere appunto completamente cambiato per il gangster movie proprio dopo l'esperienza di Bonnie and Clyde, per dire. Quindi sicuramente però questa consapevolezza appunto che si viene da qualche parte, cioè la consapevolezza della memoria, è molto forte anche nei protagonisti appunto di questa Hollywood Renaissance, perché sia Coppola che Pollack è un altro di quelli che insomma prende il western, lo fa a pezzetti, e qui poi si apre un altro discorso appunto sulla storia, sulla rivisitazione della storia, mi accennava anche Claver, che opera la nuova Hollywood, però appunto sia Pollack che Coppola, che sono due personalità diversissime, diciamo, e anche due estetiche diversissime, però entrambi dicono, noi, e io riporto le nostre chiacchierate appunto che ho registrato fortunatamente nel libro, dicono proprio questo, dicono, noi abbiamo preso moltissimo dal cinema europeo, abbiamo, come dire, abbiamo amato appassionatamente il neorealismo, il cinema francese, eccetera, eccetera, il free cinema inglese, tutte le nouvelle vague che hanno circolato in Europa in quegli anni. Ma noi siamo comunque, il nostro inconscio è formato su Hollywood, si è formato con Hollywood, su Hollywood, di Hollywood. Quindi noi non possiamo che
guardare un cinema europeo, noi possiamo fare gli americani che guardano il cinema europeo e cercano di fare gli europei che guardano gli americani, che è un'idea secondo me abbastanza, è un modo di dire abbastanza geniale. Quindi loro ne sono fortemente consapevoli e quindi però questo non incide nella loro tematica, nelle loro tematiche e anche nella loro nuova estetica, perché chiaramente basterebbe, ecco, sarebbe molto interessante fare una rassegna del cinema medio-alto americano degli anni 50 prima metà degli anni 60 e poi rifare la rassegna che abbiamo fatto io ad Abra a Pesaro nel 79, appunto sulla nuova Hollywood, perché si potrebbe vedere quanto proprio il linguaggio cinematografico, che poi in fondo è quello che noi non ce ne rendiamo conto come spettatori, ma è quello che fa la differenza veramente, cambia profondamente. Quindi non sono solo le tematiche che cambiano, ma cambia proprio il modo di raccontarle, cambia la narrazione, viene fondato il cinema contemporaneo, non c'è niente da fare. Uno dei motivi che mi ha convinto a fare questo libro insieme a Kraler dopo tanto tempo è stato proprio il fatto che oggi noi assistiamo a un fenomeno sul quale pochi si interrogano, soprattutto perché non è un fenomeno italiano, che è soprattutto un fenomeno americano, ma insomma loro a volte sono avanti a noi, anzi speriamo, dal punto di vista dello show business e non di altro. Ed è quello del blockbuster d'autore. Noi quest'anno abbiamo avuto i due maggiori incassi a livello globale, fatti da un signore che si chiama Christopher Nolan e che debutta con dei film che i produttori americani avrebbero considerato assolutamente invedibili da nessuna parte del mondo, inglese peraltro lui, e Noah Baumbach e Greta Gerwig, che sono degli indie, indipendenti totali, nascono come indipendenti, cioè noi abbiamo degli autori che realizzano, e questa è un'analisi attenta anche di questi due grandi film, che secondo me sono Barbie e Oppenheimer, sarebbe molto interessante infatti scrivere un saggio su questo. Questo ci fa capire come questa cosa viene da lì, viene dalla nuova Hollywood. La nuova Hollywood segna la nascita, come dire, in qualche modo, dell'autore. Anche questo mediato dall'Europa, perché non ci dimentichiamo che sicuramente i Cahiers du Cinéma e la loro politique des auteurs, che rivalutava Hitchcock, Ford, Hawks, fino ad allora considerati dei professionisti dediti a un prodotto commerciale per eccellenza, e anche questo appunto viene dall'Europa. Per cui c'è tutto questo melting pot di cose che esplode in quegli anni e, tra altre cose, crea dei veri e propri capolavori. Perché io appunto ho rivisto questo, ho rivisto Nashville, che anche lì si fonda proprio la poetica dello zoom, qualcosa che nessuno avrebbe mai preso in considerazione prima, a cominciare anche dai francesi. Bene, allora io vorrei ricordare a chi sta arrivando per lo spettacolo successivo, che stiamo presentando questo libro, Fragole e Sangue, C'era una volta a Hollywood, 1969-1979, di Clara Salizzato, di cui abbiamo visto prima un contributo registrato, che però è già sul nostro sito web, quindi si può vedere in qualsiasi momento, e invece con Patrizia Vistagnesi qui in presenza fisica naturalmente, che poi eventualmente dopo sarà, eventualmente per chi lo volesse, disponibile a dedicare qualcuna delle copie di questo libro, poi lo dirò meglio successivamente. Noi questo libro straordinario e densissimo di proprio per cinefili lo abbiamo per intercessione ovviamente degli autori con il 30% di sconto sul prezzo di copertina, quindi 14 euro invece dei 20 euro di copertina. Chi lo volesse, ne abbiamo qualche copia lì fuori, diciamo alla fine della presentazione, per chi fosse interessato. Hai parlato di Francis Ford Coppola, che a un certo punto rompe proprio lo schema è praticamente devastante nel cinema hollywoodiano
paludato, che però era andato in crisi, quello appunto che veniva dagli anni 50 e 60, e a un certo punto lui dice che tutti quei reparti specializzati degli studi sono riporti, quello che lui dice, perché erano un incubo. Tanto che me ne andai, affittai un pulmino con degli amici e cominciando a girare praticamente quest'anno. Ci fu un praticamente uno studio cinematografico viaggiante. Scoprimo che non c'era bisogno di studi, avevamo le cinepresi che rende tutto quello che serviva. Questo è devastante, no, per quanto riguarda l'industria cinematografica. Un po' mi ricordo Rossellini che cominciò a andare per strada molto prima, molti anni prima, nel dopoguerra, e cominciò a fare il neorealismo, che poi è stata la scuola mondiale e poi tutto questo. Che impatto ha avuto questo Coppola allora? Ma Coppola è secondo me l'esperienza fondamentale di quegli anni, perché cosa fa Coppola? È vero, comincia proprio con la gavetta, si mette a fare lo sceneggiatore per lo studio System, eccetera, eccetera. Poi a un certo punto si stufa, forse ha messo da parte anche qualche soldo, e parte con questo pulmino che poi darà a fare questo film in giro per arriva fino in Canada, a fare questo film completamente indipendente, appunto, tutti insieme sul pulmino, e tutta la truppa sono gli amici sul pulmino, che poi sarà The Rain People, non torno a casa stasera, e debutta quindi in tutt'altro modo. A questo punto però, che cosa succede? Succede che poi in realtà capisce che non è che lui campa così, e il suo scopo è quello di diventare produttore, cioè di poter fare quello che gli pare, perché il grande cambiamento strutturale che permette a tutti questi signori poi di continuare a fare un po' quello che gli pare è che diventano produttori di se stessi. Questo è nato già nei decenni prima, con alcuni registi che già avevano sbilanciato, che sono Preminger, Aldrich, Richard Brooks, che diventano produttori di se stessi. Allora, come fare? Gli capita una cosa perché poi questi producer che c'erano più giovani, già si era cambiato molto all'interno dello studio System, c'erano forti crisi, le multinazionali avevano comprato le vecchie major, insomma stava cambiando tutto. Però che succede? Che vengono acquistati i diritti del padrino di Mario Puzo, e nessuno ci crede. La Paramount, una lotta pazzesca, fanno i giovani produttori per dire no, questa è una storia che può funzionare. Insomma, viene messo su un pacchetto tipo quello di cui si parlava prima di Chinatown, ma senza le garanzie di Chinatown, tutto sommato. E questo pacchetto fa capo a Puzo, che vuole comunque scrivere la sceneggiatura, a Coppola, a cui viene dato, come dire, viene data fiducia di fare questa cosa. Certo, prendono pochissimi soldi, c'è una bellissima serie che si chiama The Offer, che narra come viene fuori il padrino, e poi insomma ci fate una storia in breve della serie, insomma, viene messo in piedi il padrino, ma non è che viene messo in piedi il padrino pensando che il padrino sarebbe stato quello che poi è stato commercialmente parlando il padrino. È una scommessa totale. Una scommessa totale che va benissimo, anche se nel momento, perché si affida la regia a Coppola e nessuno proprio ci avrebbe scommesso neanche quelle. Però che cosa succede? Che anche durante il making del padrino, Coppola litiga con la Paramount, non è che non litiga, Infatti si giocherà tutto alle slack preview del padrino, si giocherà tutto quando il padrino diventerà man mano uno dei maggiori successi della storia del cinema. Perché che cosa succede? Lui gira tutta la parte in cui c'è, parlo del padrino numero uno, gira tutta la parte in cui c'è Marlon Brando nera, per impedire che il film vada in televisione. E la Paramount si incavola, perché allora non c'erano le tecnologie con i neri, eccetera, eccetera. Ma la Paramount si incavola, siamo nel 70, quindi la Paramount si incavola. Insomma, c'è un casino anche durante la lavorazione, come in tutti i film che fa Coppola.
Però questo padrino gli dà la possibilità di creare la sua casa di produzione, che si chiama American Zoetrop, che avrà sede in due palazzine Liberty bellissime che stanno a San Francisco, dove io ho trascorso alcuni dei momenti più belli della mia esistenza, lo devo confessare, e che diventa un punto di attrazione anche per gli europei, perché quando io sono arrivata c'era Wim Wenders che metteva in cantiere Hamlet, prodotto da Coppola, appunto. C'erano i francesi, Barbet Schroeder, insomma c'era di tutto e di più. Diventa una fucina creativa dove appunto Coppola può fare poi il padrino parte secondo come gli pare assolutamente a lui. E se c'è un film che distrugge proprio qualsiasi speranza che potesse essere rimasta in mano all'uomo medio americano, questo è il Partito Parte Seconda, che rimane secondo me un film importantissimo e fonda qualcosa che in parte era stato già fondato, ma non con quella chiarezza teorica proprio, che è racchiusa in quell'inquadratura finale, quel carrello un po' in alto, che si allontana dal primo piano di Al Pacino. Cioè, fonda l'unica possibilità di eroe, di narrazione dell'eroe, che è quella che ancora regge il cinema di oggi. Cioè, l'unico eroismo che è dato all'uomo non è più quello di Errol Flynn o di qualcuno del genere, ma è quello di seguire il proprio destino, cioè di portare fino in fondo il proprio destino, di capire qual è, sbagliando o azzeccandoci, ma una volta che si è intrapresa quella strada, di portarla fino in fondo, costi quello che costi. Questo è un po' anche nicciano, un po' nichilista, quindi... però è vero, la nuova Hollywood ha quest'anima nichilista, ma in senso prezioso, non so se qui c'è qualche professore di filosofia, ma in senso proprio... come dire, in un senso classico del termine, filosofico, perché non è nichilista come oggi si dice il giorno di sono nichilisti, no, in quell'altro senso là. Bene, allora noi anche con Claver abbiamo saltapeccato, no? Abbiamo colto qualche cosa, diciamo, nel libro, più che altro per farvi venire un po' di acquolina in bocca, ma chiaramente non possiamo citare le tantissime cose che vengono citate in questo libro, ripeto, estremamente denso, di grande interesse, diciamo, cinematografico e cinefilo. Mi ha fatto molto piacere però trovare nella tua parte, ed è giusto che sia così, un riferimento specifico alla violenza di genere. E mi piace molto che tu definisci un piccolo grande capolavoro, Il popolo delle donne, di Yulia Karani, recentissimo, l'ultima mostra di Venezia, protagonista assoluta Marina Valcarini. Probabilmente molti di voi lo ricorderanno, perché noi a dicembre abbiamo proiettato in questa sala una breve antologia cinematografica autoprodotta, insomma sono montaggi che faccio io per divertimento, che si chiamava proprio Violenza sulle donne in Ciondolone. E il primo brano era proprio tratto da questo film, che all'epoca, quando ho fatto il montaggio, non esisteva, non c'era la copia da nessuna parte. Ho chiamato Yuri a Milano e gli ho detto: Yuri, mi servono questi 3 minuti. Bravissima, che avevo subito e li mandati. E li abbiamo messi in quella. Ed è stata, deve sapere, abbiamo avuto un dibattito con degli esperti, psicologi, con persone esperte di violenza del genere. È venuta una cosa molto, molto, molto bella. La trovate sempre sul nostro sito web. Ma tu usi questo spunto per dire appunto che l'esempio più esplicito di questo discorso è quello che ha a che fare direttamente con la storia, non solo con quella del cinema, ma il nuovo western. Perché hai collegato il nuovo western alla violenza di genere? No, perché per il discorso sulla violenza, però qui si apre veramente un... discorso sulla violenza, perché però qui si apre un discorso che non possiamo fare. No, perché il 44. Sì, è vero. Cioè, la cosa che dice Marina Valcarini, che è importantissima, dice: noi non possiamo demonizzare la violenza. No. Perché se noi demonizziamo la violenza, quindi la deneghiamo, diciamo, la violenza è il male, basta,
non ne usciamo. Noi dobbiamo considerare che la violenza è un istinto umano, questo prima ancora di parlare di violenza che c'è, è un istinto umano e in quanto tale può essere indirizzato in un certo modo, può essere indirizzato in un altro, può essere metabolizzato, può essere sublimato, cioè bisogna considerare l'esistenza della violenza, non denegarla, perché questo è il modo migliore perché la violenza esploda nel nostro mondo e diventi un acting out. Questo fa molto parte, te lo dico brevissimamente, di quegli anni, di quel cinema, appunto della Hollywood Renaissance, perché cosa succede? Succede che i cineasti americani si rendono conto che la loro non nazione, io chiamo gli Stati Uniti una non nazione, che poi io lo spiego anche nel libro, è nata dalla violenza. Questo Scorsese appunto lo racconta benissimo, basta pensare a Gangs of New York fra gli altri, cioè è nata dalla violenza, cioè la violenza ha partorito una non nazione, ha partorito gli Stati Uniti la violenza, non c'è niente da fare. Questo loro lo fanno, lo raccontano molto bene, rivoluzionando il genere western, per cui non tanto che gli indiani diventano buoni o i cattivi o e gli americani diventano, insomma i bianchi diventano cattivi, quanto man mano sarà sempre più chiaro, siamo tutti buoni, siamo tutti cattivi, perché lì c'è una consapevolezza estrema di questa violenza come fondante non solo dell'essere umano, come facente parte dell'essere umano, e questo va considerato, e nello stesso tempo, come in quel caso, storicamente fondato in una nazione. Dunque, io chiuderei con un flash, che è una cosa che appunto vi fa capire con chi stiamo parlando. Un sabato mattina, in casa Coppola, dopo un caffè all'italiana, si scende in sala di proiezione. A parte due giornalisti di Newsweek, ci sono gli amici Kaufman, Bill Wenders, Dennis Hopper, Robert Duvall e qualche altro stretto collaboratore. Allora, il Gotha mondiale è stato chiamato a casa di Coppola a vedere la preview di Apocalypse Now. E in questo Gotha c'era Patrizia Di Stenghisi. Quindi voglio dire, alla quale adesso la invito ad andare a siglare le copie che poi possiamo tenere, potete prendere anche la settimana prossima, o chi la vuole prendere adesso mentre faccio l'introduzione al film che state per vedere, perché a questo punto una firma di Patrizia Di Stenghisi ve la vedete su eBay, non lo so. Troppi anni sono passati, infatti non sono andata a casa. Allora, com'è andata questa un anno prima che uscisse? No? No, lo stesso anno. Ah, lo stesso anno. No, era poi andò a Cannes. Sì. E non c'era niente a Cannes. C'era solo nella c'era solo il tuo pezzo. Quindi tutti i giornalisti del mondo. No, avevo chiesto il permesso a Francis, chiaramente. Perché chiaramente nessuno l'aveva vista, nessuno l'aveva visto. No, eravamo io e Adriano lì. Quindi tutti i giornalisti del mondo. Ma perché eravamo lì? Perché noi eravamo lì per noi vivevamo al Charity Club di Berkeley, perché eravamo lì a seguito di una serie di lectures che dovevamo fare sul cinema italiano degli anni 30, perché avevamo portato la famosa retrospettiva del Fabulous Thirties al MoMA e poi a San Francisco, a Los Angeles. Eravamo tutti una colonia con i francesi, insomma. Vabbè, un altro mondo, insomma, una comunità che non esiste più. Un po' di invidia ce l'abbiamo, diciamo la verità. Bene, allora chi vuole, chiaramente adesso Patrizia va fuori a siglare un po' di questi libri, e a 14 euro invece che 20 per gentile intercessione appunto degli autori, che sono Patrizia Di Stenghisi e Clara Salizzato. Allora, grazie Patrizia, grazie, come a voi, sempre, grazie. E naturalmente per chi vuole ovviamente c'è questa possibilità. Io perdo qualche minuto ancora per semplicemente qualche grazie Patrizia. Perdo qualche minuto ancora, vi sottraggo qualche minuto per una breve introduzione del film e per alcune diciamo comunicazioni di servizio. Allora, Il rigore d'inverno, Caterina Carone, è un film, il secondo e ultimo film dalla Festa di Roma, che ci ha stregati subito, devo dire, appunto alla prima visione
in anteprima alla festa di Roma. Le prove generali, Caterina Carone, che è una giovane autrice, l'aveva fatto con Fräulein, Una storia d'inverno, qualche anno prima, e anche in quell'occasione aveva avuto il regalo di una grandissima interpretazione non canonica di Christian De Sica, che è uno dei più grandi attori che noi abbiamo, il quale è stato imprigionato per oltre un quarto di secolo in un ruolo becero da Cine Panettone, che però è stato per appunto oltre un quarto di secolo il maggiore incasso italiano, sempre tra gli anni, come ricorderete, a botte di 50 miliardi di vecchie lire l'anno. Invece, ovviamente, figlio di Cotanto Vittorio, ovviamente Christian De Sica è un attore straordinario, è stato per vedere probabilmente la migliore interpretazione di sempre, questo è merito di Caterina Carone, una interpretazione tutta in sottrazione, cioè esattamente il contrario della sfrontatezza chiassosa e diciamo appunto un po' becera dei suoi ruoli comici, una recitazione misurata, delicata, in sottrazione, come diceva, e con delle deliziose atmosfere crepuscolari che vedrete sicuramente vi affascineranno. Caterina Carone ci fa il regalo domani, viene apposta da Bologna, l'abbiamo fatta venire apposta da Bologna dove vive, e viene a parlare con noi alla fine del primo spettacolo di domani. Per chi volesse, naturalmente libero di tornare e fare dopo aver visto il film, fare una chiacchierata con la regista, comunque la registreremo e sarà sul sito web, la potete, diciamo naturalmente, recuperare quanto volete. Invece, comunicazione di servizio, un paio rapidissime. Sabato avremo un altro evento del Cinema Caravaggio, un film di primissima visione con quattro attrici straordinarie, vi manderemo domani probabilmente il messaggio, perché è diciamo un film molto atteso, non vi anticipo nulla, però leggete domani, la email domani sera probabilmente, in cui vi manderemo appunto questo evento. Ci saranno 30 biglietti a prezzo ridotto, 6,19 euro, per i primi 30 che si prenotano, cioè che prendono il biglietto fisicamente qui al Caravaggio, al solito prezzo ridotto per i soci del Cinecircolo. Non sono tantissimi, però insomma, voglio dire, 30 biglietti sono comunque importanti. Quindi se vi interessa, leggete domani il nostro messaggio. Invece, già ampiamente preannunciato, ma ci piace veramente caldeggiare molto, prima della pausa estiva noi avremo un evento veramente straordinario, che è quello della seconda edizione di Borghi sul Serio. Non tutti voi avete assistito alla prima edizione che abbiamo fatto di questo periodo dell'anno. L'altro anno era un esperimento, diciamo in qualche modo un'edizione sperimentale di un festival che non esisteva in Italia, nonostante ci sia da tempo una grande attenzione sugli antichi borghi storici, di cui l'Italia è ricchissima e che ci sono invidiati da tutti i paesi del mondo per questa straordinaria qualità architettonica e inventiva. Non c'è un borgo uguale ad un altro, eppure sono tutti ugualmente affascinanti, sono magici, sono la quinta ideale per girarci un film. Ebbene, però nessuno aveva pensato di dedicare un festival esclusivamente ai film o ai cortometraggi girati o i documentari girati negli antichi borghi e che hanno un fascino particolare proprio per dove sono stati girati. E ispirandoci al progetto Borghi d'Italia Nostra, sapete, benemerita associazione per la tutela del paesaggio, dei beni storici, eccetera, su invenzione proprio di quella che è il presidente
del festival di Caterina Cipollaro, la sua intuizione è stata: perché non facciamo un festival? E quindi abbiamo insieme, io e Caterina Cipollaro, registrato il marchio e abbiamo provato a trovare la possibilità di fare questo tipo di festival. Dopo vari tentativi, c'è stato anche il Covid, bisogna dire che non ci ha aiutato. L'altro anno abbiamo fatto questa prima edizione di una sola giornata qui al Caravaggio, che ha avuto una eco e un successo parecchio superiore alle aspettative, dovessi dire, perché abbiamo addirittura suscitato la curiosità di uno dei più blasonati antichi quotidiani di carta stampata del mondo, The Times di Londra, prestigiosissimo, che ci ha dedicato l'intera pagina, che peraltro è nella, per la lista della bacheca nostra, che potete vedere, diciamo, in segreteria, perché insomma chiaramente la cosa un po' ci inorgoglisce, ci fa piacere naturalmente condividere con i soci. Questo successo, che fa il doppio con un altro successo non particolarmente sperato, che è stato quello della vittoria al Bando Festival del Ministero della Cultura. Cioè, il Ministero della Cultura normalmente, raramente, finanzia un festival alla prima edizione, perché aspetta che si consolidi, che prenda naturalmente piede, che diventi autorevole nel tempo, e questa è la storia che naturalmente rende autorevoli i festival, ma evidentemente ha considerato che la originalità della proposta, unica, non c'è un altro festival in Italia dedicato ai film girati di Borghi, e anche per come naturalmente la proposta è stata presentata, e ci ha finanziato. Questo ci ha molto naturalmente incoraggiato a fare una seconda edizione, che è quella che faremo lunedì prossimo e martedì prossimo. Quindi attenzione, non i soliti nostri martedì e mercoledì, ma lunedì e martedì 3 giugno, che era stato annunciato per tempo sui programmi stampati, li troverete sempre il lunedì 3 giugno, e abbiamo raddoppiato, abbiamo fatto di 2 giornate, perché così abbiamo aumentato i cortometraggi, che sono straordinari, quest'anno in particolar modo, e raddoppiati i lungometraggi, di cui i 2 lungometraggi dell'ultima giornata, del martedì, sono ancora in primissima visione, perché eravamo bambini di Marco Martani, ancora in prima visione, ma soprattutto il film fenomeno del 2024 in testa a tutti gli incassi, e che è Un mondo a parte di Riccardo Milani, che è un amico del Cinecircolo, sapete che tutti i film, diciamo ormai ogni anno facciamo il suo film, e che è anche, si presenta come vincitore della prima edizione, perché la prima edizione di Borghi sul set, fatta esattamente un anno fa, è stata vinta proprio da Riccardo Milani con Grazie ragazzi, che poi abbiamo rivisto anche più di recente qui al Cinecircolo Romano, alla presenza di Riccardo Milani. E questo naturalmente non può che averci fatto molto piacere, è un amico del Cinecircolo e quindi viene con le credenziali per vincere anche la seconda edizione, perché no? Con un film straordinario che sta battendo tutti gli incassi in Italia. Attenzione, anche per questo festival, come un po' per tutti i nostri festival, tutti i registi saranno presenti e accompagneranno le loro opere, e alla fine delle proiezioni saranno con noi per discutere dei loro film. Quindi tutti i 5 registi dei 5 corti e tutti i registi dei 4 lungometraggi. La novità di quest'anno, della seconda edizione, è che abbiamo inserito un forum di altissimo livello. Il titolo del forum, che sarà l'ultima giornata, martedì 4 giugno alle ore 19 in questa sala, quindi a seguire ci sarà subito la cerimonia di prevenzione e chiuderemo in bellezza con Un mondo a parte di Riccardo Milani, che anche se l'avete già visto è sicuramente da rivedere, perché c'entra perfettamente l'argomento del festival. Il forum sarà sul ruolo del cinema nella valorizzazione dei borghi storici, perché indubbiamente il cinema, che come diceva, vi ricordate, diciamo
qualcuno di importante nella storia e l'arma più potente, il cinema è veramente importantissimo per diciamo, la valorizzazione e il rilancio di questi antichi borghi che hanno bisogno evidentemente di una cura, di un'assistenza del tutto particolare e che meritano, perché c'è una ricchezza, una magia straordinaria negli antichi borghi storici. A questo forum interverranno esperti di altissimo livello e ci piacerebbe naturalmente che ci fosse una sala piena come quella che abbiamo adesso per questo forum, ma anche per tutto il festival. Sono due giorni, due pomeriggi in effetti, dalle 16 all'ultimo film delle 21:15 con tutti i registi che ci saranno in sala. Quindi se ce la fate, save the date, come si dice, mettetelo in agenda e venite. L'avvertenza è non martedì e mercoledì, ma lunedì e martedì, perché così avevamo stabilito all'inizio dell'anno quando vi abbiamo presentato il programma. Ultima comunicazione: entro domani scade il termine per consegnare il questionario. Chi non l'avesse fatto lo può fare cartaceo, in uscita trovate il modulo per mettere le crocette rapidamente, oppure semplicemente prendendo quello che vi è arrivato sul messaggio, facendolo per, diciamo, col computer, mandandolo per email o col telefonino, come volete. Questo naturalmente ci aiuta molto perché ci dà delle indicazioni fortissime da parte vostra, soprattutto per la compilazione del programma della prossima stagione, che come sapete negli ultimi anni è sempre stata una programmazione di tipo partecipativo, insomma abbiamo condiviso insieme la gran parte dei titoli, li abbiamo scritti sotto dettatura secondo le vostre preferenze e nell'ordine delle preferenze, abbiamo visto che funziona e di vostro gradimento, quindi diciamo, se appunto volete in qualche modo essere protagonisti della prossima programmazione, mandateci il vostro questionario oppure compilatelo rapidamente, ci vogliono 5 minuti, qui all'uscita, se volete o se l'avete già fatto, consegnate il vostro questionario oppure mandatecelo per email. Non l'abbiamo fatto un po' lunga, però queste due cose erano importanti. Allora, prossima settimana, mi raccomando, seconda edizione di Borghi sul Set, e vi daremo in quell'occasione anche la proposta del programma della prossima stagione. Faremo in fine settimana lo spoglio, che è sempre piuttosto complesso, delle vostre tante suggestioni, che sono utilissime, e cercheremo di darvi una bozza di programma la settimana prossima. Non rimane che, come al solito, formulare i migliori auspici di buona visione questo film, che è un gioiello, un gioiello di nuovo livello, Cadena del Calore, che arriva domani qui in questa sala a commentare. E naturalmente i migliori auspici sempre di buon cinema, di alta qualità, lo Cinecittà Romano, grazie. Però fateci levare la sedia prima.